Ciao a tutti amici di The Games Odyssey e benvenuti a questa seconda puntata in cui andremo avanti nel nostro viaggio alla Games Week di Milano. Sigla! Rieccoci qui e grazie a tutti quelli che ci hanno scritto sulla pagina. Ricominciamo con la Games Week. Non soltanto videogiochi, ma anche tanto hardware. Asus al suo stand ha portato la sua collezione di hardware da gaming ultra performante con schede video, schede madre, periferiche e tanto altro. Andiamo a vedere cosa ha da offrirci. Asus Games Week presenta una gamma di prodotto veramente ampia, mai ricca come oggi. Ovviamente il brand che affianca Asus, parlando ai videogiocatori, è il brand ROG, Republic of Gamer, il brand specifico per i videogiocatori più esigenti. Ma in questa Games Week 2014 abbiamo anche due nuove linee di prodotto, Strix ed Echelon, che arricchiscono e si affiancano appunto alla gamma originale ROG. Abbiamo tantissime soluzioni, dai notebook ai desktop. Sul fronte dei desktop la tendenza è avere desktop sempre più contenuti. Abbiamo il G20 che permette una personalizzazione anche della retroilluminazione LED fino ad 8 milioni di colori ed una potenza da puro desktop per i videogiocatori più esigenti. Abbiamo il GR8, console size ancora più piccolo, veramente come un libro tascabile, per una potenza davvero PC. Abbiamo il comparto notebook con le soluzioni 15 e 17 pollici, veri mostri di potenza. Abbiamo ovviamente monitor della linea gaming, il ROG Swift PG278, primo monitor al mondo, Quad HD con G-Sync, per avere una qualità del video veramente eccezionale, accompagnare al meglio le sezioni di gioco anche più frenetiche. Non solo, ROG è anche componentistica, le migliori schede madre, le migliori schede video, migliori schede sonore per rendere più ricca l'esperienza di gioco, ovviamente con tutto il vantaggio di un'accessoristica che completa al meglio l'esperienza gaming. Per cui parliamo ancora di tastiere, parliamo di mousepad, parliamo ancora di cuffie, veramente tanti modelli, Orion, Vulkan, Vulkan Pro, Echelon, Strix, e con la possibilità di avere anche delle varianti di colore differenti per ciascuna linea di prodotto, in modo da scegliere ovviamente funzionalità, performance e anche estetica sulla base delle preferenze soggettive, passando dai colori tradizionali che contraddistinguono il brand ROG, il rosso e il nero, piuttosto che il nero e l'arancio della linea Strix o addirittura le varianti mimetiche della linea Echelon. Molto interessante l'intervento di Asus Italia alla Games Week, ma andiamo a vedere qualcosa di un pochino più indipendente, in questo caso Inverbis Virtus. Lumetial. Questa è la prima frase che incontrerete quando giocherete a Inverbis Virtus, titolo indipendente tutto italiano sviluppato da Indomitus Games. Inverbis Virtus è un gioco in prima persona in cui si usa la voce per lanciare magie. Si impersona un mago che esplora un misterioso tempio e all'interno di questo tempio trova delle iscrizioni che gli insegnano vari tipi di magie. E usando questi poteri in modo creativo, il giocatore può sconfiggere mostri e risolvere gli enigmi che gli ostacolano il cammino. Adesso su Steam in Early Access sono disponibili circa 2-3 ore di gameplay. Con la versione finale aggiungeremo un altro paio di ore, diciamo. Stiamo lavorando anche a un'implementazione dell'Oculus Rift, e anche se attualmente, essendo ancora molto acerbo come prodotto, diciamo, e quindi aspetteremo a pubblicarla quando ci saranno driver e kit di sviluppo più completi. Allo stand di Game Time, Roberto Buffa ci parla di una delle principali innovazioni tecnologiche nel campo dei videogiochi, ovvero l'Oculus Rift, il più importante visore per la realtà virtuale. Ma non soltanto, infatti andremo ad incontrare alcuni ospiti speciali della Games Week che sicuramente riconoscerete. Innanzitutto un saluto a tutti gli amici di Televisione Web. Siamo qui allo stand Game Time, trasmissione che dal 2010 racconta i videogiochi e la tecnologia. Abbiamo portato Oculus Rift perché? Perché Oculus Rift rappresenta, secondo noi, uno dei possibili scenari futuri, una delle possibili prospettive future del gaming e dell'entertainment. Che cos'è? È un visore che indossi e che ti proietta all'interno dell'esperienza di gioco. Mentre normalmente siamo limitati con un monitor ad una finestra fissa, ad un'inquadratura che ci è imposta sul mondo di gioco,
con la realtà virtuale noi abbiamo la possibilità di guardarci intorno e quindi di esplorare a 360 gradi l'ambiente di gioco senza alcuna limitazione, e questo apre la porta a delle prospettive entusiasmanti nel campo del gioco, non soltanto, anche nel campo dell'entertainment, ma anche nel campo dell'education e in tanti altri ambiti. Ma ci sono già dei giochi che sono sviluppati per Oculus Rift o che hanno un supporto nativo per Oculus Rift. Diciamo che ne menziono subito uno che è italianissimo, arriva dai ragazzi di Kunos Simulazioni e si tratta di Assetto Corsa, quindi un simulatore racing che oggi forse è il simulatore racing perché è il gioco di corse più realistico per chi voglia provare un'esperienza di guida in pista con delle vetture. In un solo anno che cosa è successo? La tecnologia è cambiata ma ha fatto passi da gigante. Abbiamo il tracking posizionale completo, quindi non viene più soltanto rilevata la rotazione della testa, ma anche movimenti come abbassarsi, alzarsi, avvicinarsi ad un oggetto o allontanarsi da questo oggetto. Ma c'è già un terzo prototipo che stanno mostrando loro in America, quindi Oculus VR, che ha un tracking ancora più completo, uno schermo a risoluzione ancora maggiore. Il prodotto quando arriverà? Probabilmente nel 2015, e sarà ancora superiore a questa terza generazione che noi non abbiamo ancora mostrato qui a Games Week. Il cuore dei videogiochi è il suo pubblico e YouTube ricopre un ruolo molto importante. Qui alla fiera sono presenti diversi YouTuber famosi. Scopriamo cosa ne pensano della Games Week. Games Week 2014, sì, sempre una grande fiera. Ha perso qualcosina magari di spazio, ma non di spirito. Comunque tante persone, tante presenze, tanti titoli interessanti. La cosa che mi è piaciuta di più è che comunque il mercato del gaming su PC è ritornato a crescere come prima, dato che dal 2007 ha avuto un picco verso il basso praticamente con il declino degli sport per computer che sta ricrescendo ultimamente, quindi si sta dando più attenzione a quello che sono i PC gamer e il mercato appunto su computer. Bisogna vedere AAA per chi sono AAA. Comunque nell'ultimo periodo sono molto più propenso all'indie e alle piccole case produttrici piuttosto che alle grandi marche. Ogni anno è sempre meglio, ogni anno c'è sempre più gente. Io mi ricordo il primo anno c'era una piccola folla, adesso fuori c'è uno stadio incredibile. Devo dire che man mano che passa il tempo l'organizzazione di questa fiera va sempre migliorando. Ci sono parecchi padiglioni, parecchie cose da vedere, parecchie cose da provare. Io ringrazio tutti quelli che sono venuti qua per noi perché c'è veramente una famiglia epica di gente che è venuta. Grazie mille di cuore, Johnny Crick, amore totale, che il prossimo anno sia ancora meglio. Allora, in sé la fiera è anche bella, il problema è che non hanno considerato la grande affluenza, perché negli ultimi due anni le fiere, anche per merito di YouTube, eccetera, sono diventate tanto frequentate, sono un po' la moda del momento, ancora più che in passato, e quindi non hanno considerato l'affluenza, non si riesce a vedere niente. Bisogna fare file chilometriche per andare allo stand in cui comprare un videogioco, cioè mi sembra assurdo, cioè nel senso, ti muovi benissimo nei corridoi tra uno stand e l'altro, ma gli stand in sé io non sono riuscito a vedere un cazzo. Cioè un padiglione in più, un piano di sotto, no, cioè questo. Cioè nel senso, è bello l'ambiente, il problema è che non puoi fare quello per cui uno paga per entrare. Non è questo. Cioè è peggio di Gardaman come code, è pazzesco. Gli stand mi piacciono un sacco, i giochi, poi mi piacciono gli stand dei vari network, è figa come cosa. Il problema è quello che ho detto, lì c'è anche il parco dove parlano gli ospiti, bello tutto, però io sto girando per i corridoi da due ore, no? Anche per andare a mangiare la porchetta devi fare due ore di fila, era allucinante. È stata la prima convention quindi di solo videogiochi dove sono stato ed è molto grande, molto figo, anche perché io sono sempre per prendere un interesse e trovare tutta la gente per riunirla in un posto solo per quell'interesse, quindi è sempre buono, sempre buono. Io sono venuto qua esclusivamente per giocare Smash Bros. Wii U, anche perché, come tutti sappiamo, la Wii è, per quanto riguarda il sistema di controllo di momento che ha voluto inserire, molte compagnie si sono rifiutate dal fare dei giochi per la console perché costava di più, quindi un gioco horror se usciva per una console dovevi spostarlo per la Wii sarebbe costato di più, quindi è stata un po' questa delusione, però con la Wii U sono tornati a fare quel hardcore gaming che quindi non si sono più concentrati sul motion controller bene, e con Smash Wii U penso che si possa davvero passare dal casual che ha contraddistinto la Wii anche con la fascia d'età che è aumentata al vero hardcore gaming, quindi iniziano tanti tornei, tante cose, anche qui si stanno organizzando tante cose per Wii U, quindi bel titolo.
Io sono uno dei classici che va contro Call of Duty un po' anche per essere un po' un gioco fotocopiato, sempre... però mi hanno detto che questo Advanced Warfare anche per il set di armi che è stato cambiato potrebbe rappresentare qualcosa di diverso, speriamo, perché nella saga di Call of Duty una ventata di una fresca servirebbe. Il nostro viaggio da Games Week finisce qui. Grazie a tutti per averci seguito, mi raccomando scriveteci sulla pagina facebook.com/latv, su YouTube o sulla mia pagina personale facebook.com/gamescodex. Dalla prossima puntata inizia ufficialmente Games Odyssey, il programma della televisione web a tema videogiochi, con tanti ospiti e novità. Mi raccomando, seguiteci in tanti!